due settimane di telecamera accesa al semaforo, scattano 850 multe e il comune incassa 45.000 euro di sanzioni. Nell'anno della ripresa del turismo l'euforia è stroncata dal caro energia. C'è chi pensa di chiudere e aspettare tempi migliori. Scaldare e illuminare le scuole vicentine costerà 2 milioni in più. La settimana corta, già molto applicata, non risolve il problema. Forza Italia presenta candidati e programmi su giustizia ed economia ed è polemica sulla parità di genere nelle liste. Vittima di maltrattamenti fugge di casa con la bimba di 7 anni, chiede aiuto e la polizia riesce ad arrestare il compagno violento. Piantine di marijuana crescono spontanee nella aiola della stazione. L'allarme social fa scattare i controlli dei vigili. Erba simile ma non stupefacente. Domani i calendari della Serie C. Il Lanerossi debutterà con ogni probabilità in casa. Questo per i lavori allo stadio Dal Molin di Arzignano.